La fabbrica, come noto, nasce nel 1861, nasce come una piccola fabbrica, una piccola officina, attraverso l'intervento dei due soci, Tardi e Bene, di cui poi assume il nome. Ed era quello un momento in cui in Savona c'erano già alcune officine meccaniche e questo si inserisce in un quadro di industrializzazione, di un inizio di industrializzazione della città e del nostro paese, del resto, che avviene molto tardi. C'era chi desiderava preservare quell'area esclusivamente per lo sviluppo portuale, per i traffici portuali del porto commerciale, e c'era invece chi pensava che sarebbe stato utile inserire in città un momento industriale, inserire la città nel processo di crescita industriale. In particolare questa tesi era sostenuta da Paolo Boselli, che infatti si batté molto perché la concessione di quelle aree avvenisse. La Tardi e Bene, che ha un processo di crescita piuttosto importante, e vive il suo momento di crisi grave nel 1890, quando fallisce, e in un contesto particolarmente teso, particolarmente come dire, drammatico della vita cittadina e non solo della città. Dopo la crisi del 1890 si ebbe un passaggio societario e la Tardi e Bene, che venne assorbita dalla Bochumer Verein, del gruppo Krupp, che è un gruppo, ovviamente, come tutti sanno, un gruppo tedesco, che era creditore e quindi forse attraverso questa particolare condizione venne ad assorbire la fabbrica. In quel momento accade una cosa importante dal punto di vista delle aree a cui accennavo prima. Sino ad allora le aree erano concesse in uso alla fabbrica. La Bochumer Verein pretende, per farsi carico dell'assunzione della fabbrica e quindi rimettere in moto l'attività industriale, riassorbire il personale che era stato licenziato, pretende che le vengano vendute. Questo è molto interessante se si pensa dal punto di vista dell'oggi, di quello che è accaduto in quell'area, di quello che c'è stato intorno alle aree della città occupate da questa fabbrica. Oggi non sono più delle aree industriali e il comune infine decide di acconsentire a questa richiesta. La Bochumer Verein tiene la fabbrica soltanto per 3 anni, dal 90 al 93, poi viene assorbita la fabbrica dalla società Terni. Dal 1900 al 1918 il nome della fabbrica è siderurgica ed è un periodo di grandissima crescita, di grandissimo sviluppo. Savona diventa uno dei centri di produzione siderurgica più importanti a livello nazionale. Nel 1918 compare questo nome che per i cittadini di Savona diventa mitico, compare il nome Ilva, e Ilva resterà dal 1918 fino al 1961, quando poi diventerà Italsider, fino al 1990, quando si decide la privatizzazione. Molti nutrivano dei timori che poi si rivelarono fondati, perché la società OMSAV, che assunse su di sé la fabbrica, ebbe poca vita. Nel 94 si ebbe fallimento, quindi solo 4 anni. Per 20 anni in fabbrica non c'era più stata libertà, non c'era più stata libertà sindacale, c'era stato il sindacato unico. Senza dimenticare quel che l'Ilva era stata nel corso del fascismo, nel corso della resistenza, il ruolo che essa diede al movimento, a questa esperienza politica cittadina. A questo riguardo mi limito a ricordare il nome che nel linguaggio clandestino del tempo partigiano la fabbrica aveva. Lo troviamo su uno dei primi numeri del Casone, che era un settimanale edito dalla commissione interna dell'Ilva, e lì si dice appunto che gli stabilimenti nel linguaggio clandestino avevano un nome che non era loro, anche essi avevano un nome di battaglia, per così dire, e l'Ilva si chiamava Casone. Ebbene, quegli anni, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, io l'ho trovati interessanti per molti versi. Per quello che le organizzazioni dei lavoratori hanno dimostrato di essere capaci di fare in quegli anni. La fabbrica in parte è bombardata, la città distrutta dai bombardamenti, tutto da rifare, tutto da ricostruire. Ebbene, lì vediamo che il ruolo che venne svolto nella fabbrica e nella città
dalle organizzazioni dei lavoratori fu veramente straordinario. Furono capaci di occuparsi di tutto, la raccolta del cibo, l'organizzazione del lavoro, la rieducazione alla democrazia dopo gli anni del fascismo, come cercare di assorbire, di utilizzare un personale che premeva ai cancelli perché voleva rientrare in fabbrica, mentre la fabbrica tardava a muoversi perché doveva riprendere le sue capacità produttive. L'educazione, l'indicazione di una via di valori che erano stati quelli che soltanto fino a poco tempo prima erano stati invece negati. All'interno della fabbrica c'erano diverse organizzazioni. La prima, la più antica, organizzazione democratica che è presente sia nell'ultima fase del fascismo, sia poi subito dopo la fine della guerra e il ritorno alla democrazia, è il Consiglio di Liberazione, il Comitato di Liberazione Aziendale. Questo fu il primo organismo che quindi si assunse tutti i compiti di responsabilità che riguardavano le assunzioni. Sembra strano, ma il maggior peso, la maggiore responsabilità, anche dirigenziale, anche organizzativa, era proprio di queste organizzazioni. Subito dopo nacquero gli altri, quelli che noi conosciamo più tradizionali del movimento operaio, la commissione interna, e poi il consiglio di fabbrica o comitato di gestione. Ma aveva veramente l'ambizione di essere capace insieme alla direzione di organizzare il lavoro nella fabbrica, di dirigere la fabbrica affinché essa non fosse rivolta a soddisfare degli interessi privati, ma fosse rivolta a soddisfare degli interessi comuni, fosse un bene comune. E queste capacità risultano particolarmente evidenti se noi andiamo avanti di pochissimi anni e se arriviamo al 48, al 49, agli anni successivi, perché lì essi diedero una prova veramente grande di quello che erano capaci di fare e della forza che i lavoratori erano riusciti ad esprimere, della forza anche morale che erano riusciti ad esprimere, perché cominciarono i discorsi sul ridimensionamento dell'attività siderurgica nel nostro paese, sulla ristrutturazione del comparto siderurgico e ristrutturazione in cui per lo stabilimento savonese si prevedeva che la siderurgia dovesse scomparire, perché si privilegiavano altri poli di produzione siderurgica. E in quel momento si ebbe la lotta dei lavoratori dell'Ilva, della città di Savona, tutta quanta unita insieme, per difendere questo patrimonio, per difendere questa presenza all'interno della città. E si ebbero alcuni anni, praticamente sino al 55, mi pare, se non vado errata, dal 48 fino al 55, gli anni di lotta straordinaria su questo tema, sulla difesa della fabbrica, con dei punti altissimi che furono quelli delle occupazioni della fabbrica e dell'autogestione della fabbrica. Uno, il primo, nel 49, se non ricordo male, dal 5 al 23 dicembre, con la direzione che abbandona la fabbrica e i lavoratori che attraverso il loro consiglio di gestione riescono a far funzionare la fabbrica. E l'altro, veramente a mio modo di vedere, epico, straordinario, con tutta una serie di corollari che è sempre molto interessante andare a vedere, quello invece del 50, mi pare dal 4 ottobre del 1950 al 12 febbraio del 1951, che è un periodo veramente molto ampio, in cui bisogna procurarsi tutto perché la fabbrica funzioni e si ha produzione, e quando l'occupazione finisce perché si raggiunge un certo accordo, la produzione che i lavoratori fecero in quell'arco di tempo venne riconosciuta dalla direzione, venne pagata. Fu una lotta che, come dire, straordinaria per ampiezza, per forza, per profondità, per estensione, per unità, che raggiunse ogni volta dei risultati importanti, ma sempre dei risultati molto difensivi e in qualche misura a perdere, perché ogni volta si fermava e si scongiurava magari l'entità del licenziamento previsto, però una parte passava
E quando si arriva nel 55 la siderurgia a Savona non c'è più. L'occupazione comincia nel dicembre e finisce nel febbraio, quindi in fabbrica c'è la presenza dei lavoratori, c'è il Natale, le famiglie lo trascorrono in fabbrica e le immagini fotografiche rappresentano, e tra l'altro sono fonte anche per l'individuazione di tanti personaggi, rappresentano questo modo di vivere quell'esperienza. E lì che cosa si racconta, che cosa ci testimoniano le fotografie, che cosa ci danno i documenti che si trovano e che cosa si sente o sentito raccontare e ancora molti sono in grado di raccontare. La grande solidarietà, la solidarietà della città tutta, dove nasce un comitato cittadino promosso, mi pare, dallo stesso comune, che era Lieto, allora mi pare il sindaco di Savona, se non ricordo male. Si ha una sottoscrizione in città che coinvolge tutti quanti, c'è l'impegno di lotta e di solidarietà di tutto il comprensorio, delle varie fabbriche, delle varie realtà industriali che sorgono su tutto il territorio. No? E quando ci fu l'esperienza terribile delle bombe a Savona, si vedeva sia la camera del lavoro, qui e là, però soprattutto ci si riuniva alla FLM. E fu lì che si tennero le riunioni in cui nacque la proposta, a cui io partecipai sempre, in cui nacque la proposta di stabilire una capacità di vigilanza dei cittadini, dei lavoratori, ma dei cittadini poi fu, e di chi lavorava nei singoli luoghi di lavoro, fossero essi la fabbrica o la scuola, che so io, di stabilire una capacità di vigilanza, di sorveglianza. Ricordo che ci furono anche delle discussioni molto accese, perché molti non erano d'accordo. Dicevano: ma qui facciamo una cosa sbagliata, ci sostituiamo alle forze di polizia, stiamo attenti, facciamo delle stupidaggini. Prevalse poi l'idea che invece la cittadinanza facesse questa scelta di vigilanza, di presenza, di attiva e non soltanto passiva o di natura politica e culturale, che ci fosse questa capacità di dare sicurezza ai propri figli che andavano a scuola, di realizzare la sicurezza nei luoghi di lavoro e appunto fu un'esperienza straordinaria, fu una capacità di mobilitazione, di partecipare, di essere fiduciosi sulle proprie capacità di superare quel momento, un coinvolgimento civile veramente entusiasmante. E la scuola, per esempio, facevamo lezioni alla sera e a turno alcuni membri delle singole classi stavano giù in strada a sorvegliare l'ingresso, a sorvegliare l'ingresso dalla scuola perché gli altri potessero tranquillamente a scuola fare lezione senza avere alcuna preoccupazione, visto che le scuole erano state bersaglio delle bombe a Savona. Questo 94 è un anno in cui cominciano tante cose, cioè finisce la fabbrica che chiude, ma si apre anche un tempo in cui nel nostro paese la fabbrica, l'industria, la produzione, l'essere operai, la manifattura, il fare le cose perdono valore, i lavoratori perdono valore, non sono più importanti, non sono più considerati e non sono più forse anche di fatto quella che erano state una spina dorsale per l'economia e per la società del paese. Quando si ebbe il processo di privatizzazione, ad esempio, della fabbrica savonese, ma il sindacato proponeva la privatizzazione, non si manifestava contrario al processo di privatizzazione, pensava che fosse un modo per mantenere in vita la fabbrica. Del resto, sulla storia dell'IVA, sulla sua privatizzazione, ci sono anche delle tesi un po' diverse, voi lo sapete sicuramente, insomma, ci sono delle tesi che sono abbastanza inquietanti, cioè c'è chi pensa che sia stato tutto un processo. Io non per nulla vi ho ricordato la faccenda delle aree, quando vi ho detto nel 90 la Bocco Melverei vuole che gli cedano le aree. L'oggetto del contendere cos'erano quando si è passati alla privatizzazione, alla chiusura dell'OMS a Savona? Erano le aree, perché bisognava costruirci dei palazzi, cioè voglio dire, ecco, c'è anche tutto questo, no? C'è anche tutto questo.